Ragazzuoli, oggi siamo qui per fare un video molto particolare che sarà ovviamente collegato al video di domani, dove vi dirò se pullare o meno in definitiva, analizzando le news e soprattutto il banner. Ma mi raccomando, guardatevi tutto questo video fino alla fine, perché per appunto si parla più che di Rimuru, anche se leggerissimamente ne parleremo, ma di Milim, anche se domani parleremo del banner, quindi ripeto, saranno ovviamente collegati i due video. Detto questo ragazzi, un bel like, iscrivetevi e buona visione! Siamo bentornati oggi su Twitter, perché se ragazzuoli siamo qua per andare a vedere insieme a parlare di un argomento molto importante. Siamo da Dora-chan, che sarebbe, per chi non lo conoscesse, lo youtuber che, se non mi sbaglio è lui, che va sempre in live dalla Net Marble, quello che vedete sempre in alto a sinistra nel quadratino. Siamo qua perché ha fatto un sondaggio, diciamo nei giorni scorsi, dove per appunto chiedeva alla community, visto e viste le lamentele e quanto è forte Milim, se per appunto la community ritenesse necessario un nerf o un non nerf, quindi va bene così oppure si è troppo forte, va nerfata. Comunque siamo qua per parlare della community e siamo qua per vedere il sondaggio della community, che tra l'altro lo potete già vedere. Ma prima di iniziare io volevo ricordarvi assolutamente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ovviamente di seguirmi su tutti gli altri social, trovate sempre tutti i link in descrizione, compreso Twitter o X, Instagram, l'Instagram dedicato al collezionismo, trovate tutto in descrizione. E vi ricordo anche che siamo in live tutti i giorni dall'1 alle 4, tranne il sabato, quindi sì, anche adesso. E ultimissima cosa, martedì live all-in per la collab con Slime. Detto questo ragazzuoli, all-in ovviamente per Milim, detto questo, prima di andare a vedere quello che effettivamente è stato il risultato, perché comunque ripeto, lo potete vedere, ma prima di parlare del risultato, voglio un attimino parlare della questione Milim. Perché secondo me è molto importante capire una cosa, che io capisco, e l'ho sempre detto, capisco i free to play che dicono Leo, ma è troppo forte, poi anche LR, cioè è troppo dirompente come personaggio, lo posso capire, è comprensibile. Però io vi dico sempre questa cosa, ragazzi, come tutti i PG collab, e Milim non è esclusa, tutti i PG collab vengono e verranno sempre disintegrati dai fest futuri. Cioè, ragazzi, stiamo per andare a fine anno. Il fine anno su Gank Cross è l'evento più importante dell'anno, dove sicuramente si instaura un nuovo tipo di livello di potenza. Cioè, ma ragazzi, vogliamo fare degli esempi. Meldark, il primo Dark, CC più alta di tutti, sfondava chiunque. Ma il Purgatorio, stesso discorso, già scalino sopra rispetto a tutti gli altri. Poi chi c'era? Regà, Mel Demon King, primo personaggio UR, 77.000 di CC. Cioè, capite che il fine anno non è solo esce un Meliodas, il fine anno è letteralmente esce il personaggio che scandirà il power level di tutti i personaggi dell'anno successivo e che obliterà tutti quelli dell'anno prima. Quindi insomma è fatto così. A fine anno io non mi stupirò minimamente se usciranno personaggi o uscirà il primo Mel con sopra 80.000 di CC, e sarebbe addirittura legittimo. Anche perché, facendo un piccolo confronto, fate il paragone con Mel Purgatorio senza Relic, che non ce l'ha ovviamente ancora, ma proprio per questo vi dico, che di CC quanto ha? 70.000, se non mi sbaglio, ditemi se sbaglio, in caso non mi ricordo, 70.000, andate a vedere quanto ha Mel Demon King UR, ne ha 76 tipo, 77 non mi ricordo, più o meno siamo quei range lì, cioè capite il livello, e lo stesso vale con il Mel Purgatorio dell'anno prima. Regà, funziona il Mel Dark dell'anno prima ancora, scusatemi, quello traditore. Funziona così, quindi insomma lamentarsi di Milim che è troppo forte quando già il fest di novembre potrebbe tranquillamente riappianare le cose e possibilmente sfondare malamente Milim, chi lo sa, e a maggior ragione quello di fine anno lo farà al 100%, quindi veramente, ripeto, non capisco dove sta la lamentela, e non capisco perché ci si lamenta ora, quando tra l'altro anche la lamentela sul fatto che, wow, shotta con una UE di turno 1, regà,
è la prima volta che esce un personaggio che è shotto di turno 1? Cioè, se lo fa ban purgatorio 3 anni fa va bene, se lo fa minimo perché collab non va bene? Raga, ripeto, dai, iniziamo a ponderare, a mio avviso, un giudizio sensato e non quello sì e quell'altro no perché sì. Non va bene, ragazzi, non va bene. I personaggi che one-tappano di Away Turno 1 ne sono esistiti a decine negli anni, ragazzi, a decine. Tutti fest, quasi. Cioè, veramente, ma di cosa si sta parlando? Ma veramente... Ban purgatorio, baffettina, o è morti tutti. Cioè, ma di chi si sta parlando? Escanor con tutte le comp, con Gother, una skill, morti tutti. E Escanor anche Ultimate Light. Non è mica la prima volta. Cioè, ne sono esistiti a decine. Veramente decine. E ripeto, anche Meldimon King. Cioè, con 3 away turn, uno morti tutti. Cioè, regà, è sempre stato così. Ora, il fatto che lo faccia Milim non vuol dire che lo fa un collab. E sti ca? Cioè, cosa cambia un collab da un collab? Il fatto che un free to play non possa investirci perché le skin sono a soldi e i bundle dopo un po' va via e non torna più per chissà quanto tempo? Questo non vuol dire che non possa essere comunque qualsiasi altro personaggio. E esattamente con quest'ultima frase che ho appena detto, lo stesso vale per il rimpiazzo. Cioè, se esce, faccio un esempio, se esce Gelda che dura 3 mesi e dopo 3 mesi esce quella che lo piglia dal team, mettiamo caso questa rossa, l'ha avuta fuori, o comunque qualcuno che la countera, è lo stesso può valere ovviamente per il PG collab. Se ora come ora Demiurgo è 2 mesi che è top tier, fra un mese esce, che ne so, il fest day che prende Demiurgo e lo one tappa, quindi Demiurgo e il team diventano una merda. Quindi che si fa? Si aspetta che il team torni su con altri personaggi validi. Funziona così, fa parte del meta. Quindi, insomma, non capisco veramente le lamentele. Confermo il fatto, e l'ho detto anche più volte, che fare i collab LR, così come se fosse stato un collab UR test, ok? Ha sicuramente dei problemi di base dovuti dal fatto che innalzi ancora di più il divario tra chi non ce l'ha e chi ce l'ha. Perché comunque da 72.000 che ha Demiurgo si passa a un 76 di CC. Quindi, insomma, è veramente ampio il salto. E concludendo questo video con i risultati, Dora Chan dice: sento che la collab con Tensura e Milim è troppo forte e ce l'ha fatta, vabbè, traduzione un po' così. Quindi dovrei rivedere il sondaggio al ribasso? Non dovrei, vabbè, questo comunque ve lo dico tranquillamente cosa vuol dire, tradotto con i piedi, tra l'altro, veramente con i piedi. Non capisci niente. Semplicemente... era un sondaggio per la community dove diceva: guardate, Milim, secondo voi va eventualmente, è possibile un nerf, è doveroso farglielo oppure no? E la community ha detto il 33%, andiamo a ribasso, quindi penso si riferissero al nerf. Mentre per quanto riguarda il 66% ha detto che non è necessario effettuare revisioni. Quindi, ragazzuoli, io credo che questo sondaggio non credo che sia una cosa riferita ad altro. Semplicemente, ragazzi, si parla di nerf o non nerf, o comunque se secondo la community, ce l'ho fatto questo sondaggio dove chiedeva alla community: secondo voi va bene così, non va bene così, andrebbe modificata, andrebbe nerfata e così via. Questo è, ragazzuoli, e a mio avviso, ragazzi, il 66% parla chiaro, non c'è bisogno di alcun nerf. Ho visto anche un po' di commenti che poi, tra l'altro, questa minima è bellissima, è forte ovunque, raga. Cioè, io capisco, però, raga, la potete portare ad LR gratis. Gratis nel senso, senza shoppare, cioè free to play, ok? Subito, perché vi giftano i materiali. Vi basta monocopia, avete un personaggio incredibile con l'LR più forte del gioco, la CCLR più alta del gioco, un personaggio praticamente monocopia che va benissimo a monocopia perché la ulti va bene all'1, per appunto con 76.000 di CC che è paragonabile a Meldimon King veramente, forse hanno quasi la stessa CC, non lo so, e ma di che si sta parlando? È fortissima, godiamoci Milim, godiamoci fin quanto durerà.
che sicuramente lato PvP da qui a fine anno o verrà drasticamente ridimensionata con i PG di fine anno o verrà addirittura superata, come sempre succede con il ML di fine anno, se non già con quello di fine novembre. Quindi godiamocela e non lamentiamoci. E quello voglio dire, se proprio vogliamo lamentarci, non lamentiamoci del nerf per Milim, perché non ne ha bisogno, non serve, ma lamentiamoci piuttosto di un piccolo buff per Rimuru, che tra i due, sì, Milim è sbloccata, ma quell'altro, non mi ricordo chi l'ha detto nei commenti, il buff che ha ricevuto Rimuru è paragonabile al cambiamento della sua skin, cioè quasi zero. Ed è questo il problema, lamentiamoci di Rimuru, che come ho già detto, non doveva essere broken, ma nemmeno una sola. Perché mi dispiace dirlo, Rimuru, ma sei una sola, cioè veramente, non si gioca. Io che dico che Rimuru è una sola. Va bene così, è finito il mondo, ragazzi, veramente. Data così, io... per me è così, ragazzi. Io ero quello con più speranze per Rimuru LR. Mamma mia, cioè, levatelo dal team, per favore. Boh, una UE di Sabnak turno 1 è meglio. Appena esce un PG sconosciuto che ha 71.000 di CC, che è bassissimo, che c'ha infezione, prendi Rimuru, lo butti nel gabinetto e ti lo sciacquano 18 volte. Quindi, vabbè, lasciamo perdere. Quindi, ragazzuoli, io vi ringrazio. Iscrivetevi qua sotto al centro, recuperate tutti gli altri video. Qual è il sinistro, questo pannello scade con su di voi, e let's go, bye, se c'è a tutti, raga, suoli!